Ciao a tutti da Obelix di Airsoft City. Quella che andiamo a proporvi oggi è una pistola, una replica della 1911 ST Tacmaster, disponibile in due versioni, desert e nera. La replica è la 1911 ST Tacmaster in versione MEU. È una pistola full metal, scarrellante, molto solida, con slitta sotto canna per l'alloggio degli accessori quali torcia o laser. La pistola si presenta in due varianti, tan o nera. Ha anche una importante caratteristica che è quella di poter alloggiare indifferentemente caricatori a gas o caricatori a CO2. In questo caso il modello nero esce con caricatore a gas da 15 colpi e ha una potenza testata intorno agli 0,8 joule. Il modello TAN invece esce con caricatore a CO2 e ha una potenza che sfiora il joule. La caratteristica importante è che queste due pistole hanno la possibilità di alloggiare l'una il caricatore dell'altra senza nessuna modifica. I caricatori sia a CO2 che a gas sono acquistabili separatamente e intercambiabili tra l'una e l'altra pistola. Per quello che riguarda il funzionamento della replica, troviamo una meccanica molto realistica, molto simile all'originale. Come detto precedentemente, la pistola scarrella e presenta tutte le sicure presenti nel modello originale della 1911, quindi la sicura sull'impugnatura, premendo la quale è possibile schiacciare il grilletto, è una sicura meccanica ambidestra che consente di bloccare l'arma col cane alzato nel caso di inserimento in fondina. Le tacche di mira sono molto intuitive e presentano dei dot bianchi che consentono un rapido puntamento del bersaglio anche in condizioni di scarsa visibilità. La grip è gommata, molto comoda, come ogni 1911 il manico è molto sottile, adattabile a qualsiasi tipo di mano. Ha un grilletto alleggerito, scheletrato e un sistema di hop-up regolabile. La slitta inferiore consente facilmente e rapidamente l'utilizzo di accessori quali torce tattiche o laser. In questo caso la pistola ha montata una torcia tattica. Ciao a tutti da Obelix di Airsoft City, alla prossima!